Fermana ai playoff col vento in poppa. I canarini chiudono la stagione regolare con la settima vittoria su 8 della gestione Flavio Destro. La Miternina, già retrocessa, viene maltrattata allo stadio Recchioni. 3-0 il risultato finale. La Fermana ci mette poco a far capire chi comanda. Dopo 7 secondi 7, diagonale di Cremona, 1-0. Gli aquilani provano subito a reagire. Al quarto Gizzi mette in mezzo per Terriaca, che però non arriva alla deviazione. Ma riecco i gialloblu. Valdessa al tiro dopo un ripetuto scambio coi compagni al limite dell'area, facile per Di Vincenzo. Al 25esimo arriva il raddoppio. Lancio di Miccioli per Valdessa, che serve però nullo. Abile a controllare e a piazzarla dove il portiere ospite non può arrivare. La Miternina replica con la conclusione di Petrone. Di nuovo la Fermana al 33esimo con la botta dei Miccioli. La risposta degli abruzzesi stavolta è pericolosa. Terriaca si ritrova tu per tu con Serpietri, bravo però a chiudergli lo specchio della porta. La Miternina insiste con Marco Tullio, l'estremo difensore canarino è incerto e allora per poco non si fa beffare da Terriaca. Allo scadere serpentina di Peronullo, Lenart è costretto a buttarlo giù e viene ammonito. Batte la punizione allo stesso attaccante della Fermana, angolo. La ripresa. Gli uomini di Destro ripartono forte, ma Di Vincenzo dice no a Valdes e poi sugli sviluppi dell'azione anche a Cossu. Il tris matura dopo 10 minuti. Omiccioli lancia Valdes. L'esterno si libera bene, ma viene atterrato. L'arbitro monaco di Termoli, dopo un po' di esitazione, fischia il rigore. Dal dischetto proprio Valdes spiazza Di Vincenzo e il 3-0. Al 19esimo, a Miternina vicino al gol della bandiera con Cocciolone, che caparbiamente recupera palla e tira, decisivo Serpietri. Sempre gli ospiti con Terriaca, che scattato sul filo del fuorigioco prova a piazzarla. Partita finita da un pezzo, sono proprio gli aquilani a provarci. Ecco Lenart, sempre reattivo Serpietri. Poi c'è il gol letteralmente divorato da Terriaca. Basta così. La Miternina torna in eccellenza dopo 4 anni di Serie D, mentre la Fermana con Destro in panchina si candida a sorpresa di questi play-off.